furgone che ingombra la mia bellissima inquadratura alla Wes Anderson. È ora di pranzo ed è ora di mangiare qualcosina. E quindi mi sono detto, visto che sono in zona, vado a provare il diner che volevo provare l'altro giorno. Sono molto curioso. Io amo i diner. Ma prima di entrare mi sono chiesto come sono nati i diner. E quindi ecco un po' di storia per voi. Walter Scott nel 1858 comincia a vendere dei sandwich per passione. Aveva 17 anni. E poi crescendo comincia ad aprire questo locale e lo trasforma man mano nel classico diner. Quel luogo dove i lavoratori vengono, si fanno un pasto veloce e se ne vanno. Quindi per mangiare veloce, un po' le nostre trattorie alla fine. Però diventano iconici e con lo stile classico da diner, che poi è diventato famoso più avanti intorno al 1920-1940, quando veniva aperto un diner, in particolare nella West Coast, veniva prefabbricato, quindi se volevi aprire uno lo compravi e ti arrivava già il prefabbricato con quello stile specifico da diner, con i sedili, con le robe, il bancone fatto in un certo modo, infatti tutto è incollato a terra nel diner, non ci sono le sedie o le robe, perché era tutto appunto con questo stile prefabbricato. E da lì nasce lo stile iconico dei diner, che poi si sono allargati nel corso del tempo, espansi, arrivati anche a New York, dove comunque restano con questo stile molto specifico proprio per via di questi prefabbricati iniziali. Questa è una piccola infarinatura sui diner, che sono comunque super affascinanti. Ci sarebbe molto di più da dire, ma insomma non è questo il momento, perché ho molta fame. Oh, e tra l'altro ho attaccato questa, che è la mia macchinetta analogica che mi sono portato, con la quale voglio fare un po' di foto durante questa parte di vlog, e poi una volta che andremo a svilupparle ce le guarderemo insieme e vediamo com'è la qualità. Poi dopo ve la mostro un po' meglio. E non sarò da solo, sono qua con Kelsey. Ciao. I'm very excited. You know I love diners, right? Yeah. Okay, let's go. It's so typical, like the seating, which is like light blue and then it's red and then the colors. It's so cool. Guardate che spettacolo il bancone. In questi posti si entra letteralmente in un film, con i mega menu giganti, ketchup sul tavolo. Okay, what should we get? I never had a sundae. Okay, maybe we should try that later. Yeah, for dessert. Okay, prenderò il grilled cheese e la crema di funghi. È arrivata la zuppa di funghi nel giro di letteralmente 2 minuti. Probabilmente era già pronta. Con i mini cracker. Non so, mette un po' di tristezza, ma mi gasa anche un sacco. La proviamo al volo. È buona, credo sia fatta con il brodo di pollo, però è buona. Questa è la camera che mi sono portato, è un Olympus ed è totalmente analogica, però non è male, anche così si accende al flash, al zoom, ha un telecomandino esterno per l'autoscatto se vuoi, e funziona abbastanza bene, credo. Vedremo poi come saranno le foto alla fine. All right, friends. Oh, yummy. Wow. Thank you. Enjoy. Questo è un grilled cheese, il mio primo vero grilled cheese, con il pickle, il cetriolo gigantesco, la mia zuppa di funghi, e poi abbiamo Eggs Benedict, right? You ready? Sì. Scattiamo una foto. Sec! Eh? Che figata! Apriamo questi cracker. Ogni volta mi sento in un film. Buonissima. È un po' sbobba, però non lo so, mi gasa tantissimo. Non chiedetemi perché. Sono velocissimi, cioè in 2 secondi ci è arrivato il cibo, in letteralmente 5 minuti. Proviamo il grilled cheese per la prima volta. È tipo un toast, ma più unto, il grilled cheese. È buono. Mettiamoci un po' di salsa piccante. Con la salsa piccante è stato addio. Provate a farvi un toast e intingetelo nella salsa piccante e cetriolo. Questo è una roba tipica dei diner. Wow. Ah, con le ciliegie. Ok. C'è la salsa di cioccolato che cola. È la roba più dolce che abbiamo mai mangiato in vita mia. E che è un classico dei diner. E quindi non potevo non prenderlo. Non l'avevo mai provato. Un po' di storia per voi. Il sundae è questo gelato appunto con lo sciroppo di cioccolato, la panna, le ciliegie. E nasce in realtà perché inizialmente si usava il gelato con la soda, quindi con le bibite gassate, mischiate insieme, e lo servivano ai diner, nei bar. Però poi per via delle blue law in America è diventata illegale questa cosa, perché era una bomba di zucchero gigantesca. E quindi hanno detto basta soda. E alcune persone in diversi punti degli Stati Uniti, non si sa esattamente da dove è nato, c'è chi dice Wisconsin, c'è chi dice New York, hanno cominciato a mettere lo sciroppo di cioccolato sulle 2 palline di gelato, una al cioccolato e una alla vaniglia, aggiungendo anche la panna, creando una versione del gelato in soda chiamata sundae. My question is why it's called sundae? Because from the pharmacist his name was Santa, like Charles Santa, which means Sunday. So you changed his name in America? Yeah, we did.
Così avete un po' di storia sul Sunday e sui diner. Prego. I wanna go to the Met. Can we go? Yes. Non ci sono mai stato e sono curioso. In realtà voglio comprare il cappello del Met, che è molto bello. Spero ce l'abbiano. This is a blooper, but I'm supposed to be working my 9-to-5 job, but I go with Ephraim where he vlogs. He pulls me from work to eat ice cream. Il totale per questo pranzo è $43.95 in due, quindi una ventina di dollari a testa più la mancia, metti $25 a testa. Comunque il sundae non mi fa impazzire, cioè nel senso, se dovete scegliere un dolce, prendete la pie, che è buonissima. Il sundae è gelato con panna e sciroppo di cioccolato molto dolce alla fine. Non sono mai stato al Met, tranne la volta in cui c'era il Met Gala, sono venuto a dare un'occhiata al volo, ma forse non ve l'ho mai mostrato. Comunque sono curioso. E sono anche curioso per quanto riguarda il merchandise del Met, perché hanno della bella roba di solito. Adesso guardiamo tutto. Ed ecco il Met. What is your favorite museum? Well, the Natural History Museum. Okay, that's the best one, okay. Well, because I like the animals. For art and stuff, this is really cool. Okay. Ma è bellissimo, non l'avevo mai visto in questo modo. L'altra volta era tutto coperto quando c'era il gala. Wow. E questa è la scalinata dove fanno il gala effettivamente. Ok, vediamo un po'. Sono curioso, assomiglia un po' al Museo di Storia Naturale come stile. Ed è nella parte est, a fianco di Central Park, sull'82esima strada e Fifth Avenue. Del biglietto di $30 per gli adulti ed è gratuito per i bambini sotto i 12 anni, ma se siete residenti di New York, cosa che nel caso saprete già, potete pagare quanto volete a offerta libera sostanzialmente. E anche se siete con qualcuno che è residente di New York, per prima cosa voglio andare qua nello store perché voglio trovare il cappello. Voglio essere tematizzato. In questa parte ci sono un sacco di libri, piatti, oggetti, ma a me interessa il merchandise. C'è anche il Monopoly del Metropolitan Museum. Hanno questi cappelli qua che mi piacciono molto, ma quello blu è il mio preferito. Poi le magliette, felpe, borracce. Ora sul tematizzato. Oh wow. And you can explore. Ci sono dei geroglifici originali. I sarcofagi. Questo è un sarcofago ciccionissimo. Trovo super affascinante tutta l'arte asiatica. Questo è mega rilassante. A livello architettonico comunque è bellissimo. Ah, e da qua si vede l'ingresso, ok. Guardate il soffitto, che figata. Sembra molto europea come cosa. Meraviglioso. Ah, infatti Spagna, ok. Oh wow, che spettacolo. E poi questa è la parte più europea di tutte. Ed è anche la più bella. Abbiamo una gran bella architettura noi. Che figata. È incredibile. Ora passiamo alla zona americana. Questo è un po' stile Vandavision. Questa è l'American Wing, la parte americana. Queste sono americane? Sono confuso. Oh beh, le statue degli orsi sì, hanno senso. Wow, questa è un'intera casa, ma tutta sta roba c'è scritto americana. Questa roba è tutta europea, nel senso, boh, I'm confused. Why is this American art? It looks like European. Arte nativa americana. Ah, ok, ok, questo sì. Bello. E qua tutto dall'alto. Stiamo cercando l'accesso perché c'è l'accesso al rooftop, dove c'è anche un bar, eccetera. Ma non sappiamo esattamente da dove. You should be the guide. You have a map. Later that same evening. Ciao. Ho comprato una robetta. Ma non al museo, subito fuori dal museo. È una cavolata, adesso ve la faccio vedere. Ho deciso di sfruttare questo luogo per farvi un veloce unboxing. Ho preso questa stampa, semplicissima, del ponte di Brooklyn. Non lo so, la trovavo molto bella. C'era già con la cornice, $8 cornice più stampa. Boh, mi sembrava un buon prezzo. Ha una bancarella di fuori, sono stampe classiche, nulla di particolare. Però secondo me sta bene in una stanza. Quindi sono molto felice di questa. E ora me ne vado a casa a mangiarmi la mia zuppa.